Sì, siamo sempre qui in vivo e in diretto da Villa Olmo in versione brutto tempo. Mi sembra un po' il clima di aprile, quando ho fatto il video che ero qua ad aprile. Più o meno la stessa cosa, Gesù Cristo che cazzo mi piove addosso. La puttana ha fatto una lavata. E siamo qui a farvi vedere Villa Olmo in versione estate, in versione anche questa isolata senza rompicoglioni, i posti selvaggi. È bello, sta bene qua. Questa è Villa Olmo dopo che ha piovuto. Questo sono io e che cazzo di ore sono? Per esempio non so che ore sono, adesso sarebbe anche utile saperlo. Andiamo a vedere. Porca puttana, ma dove l'ho messo il cellulare? Ah, è dentro nella tasca laterale. La mia nuova sacca Nosdale. Vediamo un po'. Ah, Cristo, ma che sono sti goccioloni che mi arrivano addosso, vaffanculo. 18, 17. Ok, ok, tutto ok. Quindi siamo qua. Ah, giusto, vediamo un po', Formula 1. Chi è arrivato in pole position? Messaggio non ce lo fanno vedere. Attendere prego. Sì. È ora che sto attendendo. Dai! Allora, domani scorre il GP d'Europa sul circuito. Oggi nelle qualifiche Vettel ha conquistato la sua 33esima pole e c'è anche il punto esclamativo. Tedesco si è piazzato davanti a Hamilton, Maldonado, Grosjean, Malle, Ferrari, Alonso partirà 11esimo e Massa 13esimo. Meno male che, ma come? Cazzo, ho visto la Q1, porca tra, stavo andando da Dio. Peggio Webber su Red Bull che partirà 19esimo. Bella merda, vabbè. Complimenti alle Ferrari che fanno sempre cagarissimo. Qui c'è gente che urla in bicicletta, non so che cazzo stanno combinando. Sapete che caga addosso perché viene giù una discesina di merda. Minchia, caga adesso. Nubi all'orizzonte, fulmine all'orizzonte. E vabbè, io quasi quasi finisco la mia merendina, che consta in 500-600 panini. Per la cronaca, fino a una settimana fa mi sembra che pesavo 78 kg, adesso improvvisamente ne peso di nuovo 81. Oggi la bilancia ha detto. Come è scoppiata l'estate, minchia, sono ingrassato ancora, ma non capisco io come cazzo faccio. Un giorno perdo anche 2 kg e in un giorno li riguadagno, magari ne guadagno anche uno in più. Devo capire se sarà del mio metabolismo. Questo è un panino, mezzo semi mangiato, forse l'ha mangiato il cane, prima gliel'ho dato. Non riesco più a trovare la mia pallina da squash. Io cane l'ho persa, cioè sono corso via perché è arrivata la pioggia, vaffanculo. Neanche il tempo di scappare via, Cristo mi ha cancellato la pallina, ma si è dimenticata qua. E quindi niente. Buon appetito, io mangio. Wow. Vi ricordo qualcuno? Non lo so. Io mi ricordo qualcuno. Questo è sempre la vita, ma laggiù c'è il palco dove si esibiranno alcuni artisti. Non ho visto nessuno di famoso, tranne per il fatto che arriva Frankie Energy l'ultimo giorno. E io ho aiutato uno di quelli che sta montando il coso lì a tirare sul coso. Chissà che non mi facciano magari entrare quell'ultima sera lì. Adesso chiedo. Tanto è per il 15 luglio, a voglia. Comunque mi sembra proprio un palco del cazzo, perché l'anno scorso l'avevano fatto in una maniera diversa. Aia, porco dio, sti cazzo di goccioloni. Cazzo, è proprio qua sotto mi devo mettere, vaffanculo. E quindi vi saluto, finisco la mia merendina tra virgolette e
ci vediamo anche dalla Silvestrini Bike. Tanti saluti da me.